Vieni, vieni. Ciao. Buonasera, Alessandra. Alessandra? Sì. Allora, come ti chiami? Alessandra, ma di cognome? Paternò. Sandra Paternò. Ok. Paternò. E di dove sei? Di Sanremo. Sei di Sanremo? Sì. Ah, ci hai messo molto ad arrivare, hai fatto l'autostrada, cosa è successo? No, ci ho messo poco, sono scesa a piedi. Ah, sei scesa a piedi? Sì. Ma sai che Sanremo, la città della canzone italiana, eccetera, tu sei la prima persona di Sanremo che entra qui dentro? Va bene. A Fiat Music. Io no, ti giuro che anche, io credo che nella mia intera storia di persona che dà spazio agli artisti nuovi e sconosciuti, tu sei la prima persona di Sanremo, primo ragazzo o ragazza di Sanremo. Wow. Ma non c'è musica se non fate musica a Sanremo. Ma di la verità io non lo so, io vedo, vivo nel mio piccolino, cioè. Ho capito che tu vieni al tuo piccolino, ma non c'hai di nessuno che faccia canzoni a Sanremo? Di miei amici, dici? No. Sì, è come... Magari per conto loro, sì, lo fanno, però... Allora, so. Metti di più in qua. Allora, sì. Quanti anni hai tu? 17. 17 anni, piccola sei. E perché fai musica? Faccio musica perché mi rilassa, sono autodidatta in chitarra, volevo impararla, allora ho iniziato a strimpellare un pochettino e a far inventare qualche mia canzoncina, tanto per sfogarmi, oppure così, tanto per cantare qualche cosa a casa durante le feste. E poi hai cominciato a fare canzoni tue? Sì, sì. Allora, facci ascoltare una tua canzone. Ok, questa qua è nuova, cioè è nata da poco. Questa canzone che vi farò ascoltare. Sì, e di che cosa racconta? Non ho un titolo ben preciso, però... Devi dare un titolo alle canzoni. Forse Tempesta. Forse Tempesta? Sì. Facciamo una roba, l'ascoltiamo e dopo decidiamo insieme se il titolo è giusto. Sì, va bene. Allora fammi questa canzone che si chiama Forse Tempesta. Forse si chiamerà Tempesta. Vai. Va bene, ok. Ho visto il mare in tempesta e una nave in balia delle onde e non mi accorgevo che stavo annegando in quel mare di tristezza che mi son creata goccia per goccia mentre piangevo per te, che mi son creata goccia per goccia si abbattevano in quella nave che quasi affondava e tra i tuoni e fulmini dalla nebbia uscì una luce e dal bagliore dava la luce all'oscurità del mio cuore e dal bagliore dava la luce all'oscurità del mio cuore. E all'improvviso cessò la tempesta e nel cielo vidi le stelle e la luna in alto lassù mi indicò il mio viaggio che seguendo la stella polare mi porta verso il tuo cuore, che seguendo la stella polare mi porta verso il tuo cuore. Riesco a capire come in quella tempesta io vissi ben quanto e t'amassi. Tu non sapevi che l'unica ancora in quella tempesta eri tu. Allora, Alessandra, sei piccola, sì. Devi prendere sicurezza nel tuo modo di suonare. Lo so, sì. Il giorno in cui tu riuscirai a suonare senza dover guardare la tastiera, il manico della chitarra, sarà già il momento in cui tu riuscirai, anche perché non essendo sicura, automaticamente nel cantare ti inceppi. Sì, infatti. Seconda cosa.
il titolo. Allora, quando tu scegli un titolo di una canzone, devi pensare se fai un titolo positivo o un titolo negativo. Mm-hmm. Tempesta non basta. Lo so. Puoi fare mare in tempesta, anche. Però puoi anche chiamare luce per il mio cuore, che è un altro possibile titolo. Sì, infatti. Okay. Altra cosa, l'inciso o quello che si chiama il ritornello è tradizione abbastanza che viene ripetuto. Mm-hmm. Invece tu tutte le volte sulla musica del ritornello cambi le parole. Devi trovare quello che è il tuo slogan, che può essere luce per il mio cuore, per l'oscurità. Tu in realtà canti luce per l'oscurità del mio cuore. Giusto. Quindi ma però il titolo luce per l'oscurità del mio cuore è troppo lungo, quindi puoi fare luce per il mio cuore. Giusto. Ok. Poi, e questa è un po' così perché cioè, l'ho composta così veloce, però mi piaceva molto e non ho fatto il ritornello, però ne ho altri che... No, ma tu non ti preoccupare, tanto te ci rivedremo perché io tornerò a Sanremo e tu fra un anno verrai qui e sarai completamente trasformata, sarai già una star che sa già quello che fa, sicura di sé, suonerai la chitarra e mi farai addirittura degli assoli. Questo è quello che io voglio da te, ok? Sì. Vai avanti perché sei la bandiera di Sanremo per quello che mi riguarda, perché non ho mai incontrato nessuno di Sanremo. E quindi vai avanti e dai. Altra cosa, quando tu fai una canzone, sì. Non è che tu hai fatto una canzone, hai fatto il testo ed è finita. Sì. In quel momento tu scrivi tutto il testo e ci lavori sopra. Lo so. Ad esempio, luce per l'oscurità del mio cuore, è meglio luce per l'oscurità del mio cuore o luce per il buio del mio cuore? Per il buio del mio cuore è più corto e magari suona meglio nella tua metrica. Mm. Cioè devi cercare le parole che stiano meglio musicalmente. Ok? Brava, molto brava, vedi, brava, ma ancora tanto lavoro, vedi cosa scrivere, brava, emozione vera, vedi, bravissima, bella voce, vedi, sì, Alberto sì. È capo, bravo, ma un po' di esercizi, con un po' di esercizi. Sì. Ed è quello che voglio da te, ok? Ciao piccola. Grazie. Ciao. Mi ha fatto piacere incontrarla. Mi raccomando, Sì, va okay, bene. Vai. Grazie, arrivederci.